John Bourne, ragazzi, John Bourne, e benvenuti in questo nuovo video. Oggi in questo nuovo video andiamo a parlare di un tema che viene trattato continuamente negli ultimi giorni. Infatti ieri mi sono reso conto di aver parlato della Roma, del Milan, della Juventus, del Napoli ovviamente. Oggi ho riparlato di Milan e Juventus, però dell'Inter non ho ancora accennato. E visto che stamattina, in questa fantastica, fantasmagorica per modo di dire mattina di lockdown, non avevo nulla da fare, mi sono riguardato tutta l'Inter, perché ero là, editavo il video e nel frattempo mi sono guardato l'Inter. Io ho detto: ma vuoi che non si riesca a dire due paroline sull'Inter? Parliamone un secondo, diciamo qualcosa. Ed eccomi qua, perché sento dire da un paio di giorni che l'Inter è già campione d'Italia. E quello che mi sento, l'unica cosa reale che mi sento di dire è: regà, calma, perché i campionati non si decidono a 12 giornate dalla fine. Oggettivamente, 9 punti sono tanti. Ma tanti, perché 9 punti veramente vuol dire che l'Inter dovrebbe perdere 3 partite. E nemmeno è detto che poi andrebbe a perdere lo scudetto, perché in un ipotetico caso in cui il Milan vincesse tutte le partite, tutte, e l'Inter le perdesse tutte, cioè le vincesse tutte tranne 3, comunque arriverebbe a pari punti e l'Inter vincerebbe lo scudetto per lo scontro diretto. Quindi capite bene che questo è un argomento che, a mio modo di vedere, non è che stia poi così tanto in piedi. Ma al di là di questo, devo dire anche che comunque il campionato è lungo e che c'è un'altra squadra che potrebbe insidiarsi tra Milan e Inter. Sto parlando della Juventus, una Juventus sul quale abbiamo deciso un po' tutti di non puntare, sulla quale non dare troppo credito, perché era il primo anno di Pirlo e perché Pirlo in generale non è che abbia fatto benissimo in questa prima tranche bianconera. Diciamo che la prima stagione l'ha floppata, penso si possa dire, senza incorrere in minacce verbali o umane. Credo che sia così, ragazzi, ma credo che sia abbastanza palese. Anche se poi la Coppa Italia, la finale della devi giocare, la Supercoppa l'hai vinta e il campionato, insomma, devi finirlo. La Juventus deve recuperare una gara con il Napoli, per dirne una. La Juventus potrebbe riavere 3 punti dopo che si saprà la situazione Lazio. Poi bisognerà capire se la Lazio appunto verrà condannata, verrà giudicata colpevole, non lo sappiamo. In ogni caso si parla di una squadra, la Juventus, che potrebbe insediarsi. Ma parliamo dell'Inter e parliamo un attimo della gara di ieri. Prima di tutto bisogna fare una premessa: l'Inter non ha giganteggiato contro il Torino, anzi penso che il Torino più o meno se la sia giocata. Innanzitutto perché l'Inter fa una fatica pazzesca contro le squadre che tendono a chiudersi, fa fatica a costruire, fa fatica a capire dove vuole arrivare, fa fatica a capire come vuole arrivare in porta, perché dove vuole arrivare ovviamente vuole arrivare in porta, vuole arrivare a far gol, ma fa veramente fatica. Se la squadra avversaria, esempio di questa volta il Torino, tende a chiudersi, l'Inter entra in difficoltà manco troppo piccola, e ovviamente secondo me questa è una cosa che poi va anche verificata. L'Inter che vediamo affrontare il Torino è una squadra che nel primo tempo non calcia mai, e quando dico mai sottolineo e sottoscrivo mai in porta, e nelle 26 gare giocate o 27 gare giocate all'Inter è successa solamente 5 volte di non calciare mai in porta. Se non ricordo male, non ha calciato in porta in un tempo contro il Torino all'andata e al ritorno, perché quando il Torino si chiude l'Inter fa fatica. Ma se andate poi a guardare tutte le partite, tutte e 5, quindi le altre 3 in cui l'Inter non ha calciato mai in porta, si parla sempre di squadre che quando hanno affrontato l'Inter hanno avuto la tendenza a chiudersi dietro. Il Torino fa una muraglia, quindi l'Inter oggettivamente poi il prossimo anno, in ogni caso quest'anno va così, nell'estate con Conte dovrà lavorare sul fatto che quando poi l'avversario si chiude l'Inter fatica a costruire, però comunque l'importante in questo momento è vincere. E l'Inter nel primo tempo sente molto la mancanza di Eriksen, pare strano a dirlo, soprattutto se torniamo indietro di qualche mese, pare molto strano a dirlo, ma quest'Inter secondo me non può fare a meno di Eriksen, ed Eriksen quando gioca deve andare con leadership, con personalità, a prendersi il pallone e a costruire, perché quando c'è Eriksen l'Inter gioca. Quando Eriksen scompare, sia di presenza sia in generale, l'Inter secondo me cala a livello di prestazioni e a livello di idee, tant'è che nel primo tempo fa questo giro palla inutile, un po' scialbo, un po' scabroso, che sinceramente manco troppo mi ha fatto impazzire. Ecco, forse addirittura la squadra che va più vicina al gol è il Torino. Ricordo che il Torino prende un palo, ricordo che il Torino quando riparte può far male, ma in generale credo che il gran merito sia di Nicola, allenatore dalle salvezze impossibili, che già con il Crotone ci aveva dimostrato dove potesse arrivare e cosa potesse fare. Ragazzi miei, Nicola è un allenatore che sa come mettere in campo una squadra e sa quali corde toccare. Secondo me non è mai un caso se il Torino adesso gioca compatto, gioca con un'idea di gioco
gioco, gioca con concentrazione, questo è tutto importante. E visto che si è preso grandi critiche, tante critiche, spesso giustamente, stavolta invece mi sento di fare un grandissimo applauso ad Antonio Conte. Se l'Inter vola più 9, gran merito è di Antonio Conte, perché nel secondo tempo capisce che mettere Eriksen è la mossa giusta. E se 3 o 4 mesi fa, ma anche 2 forse, si parlava di un Conte che sembrava dovesse prendere in giro Eriksen, buttarlo dentro ogni tanto, farlo giocare, metterlo in 5 minuti giusto quando l'Inter non stava vincendo e non avrebbe vinto. Ricordo un episodio nel derby che fece scaldare un po' tutti. Ecco, stavolta mi sembra che la storia sia cambiata, perché Eriksen lo mette in campo a fine primo tempo, lo mette in campo con risolutezza, nel senso che ha capito che serviva Eriksen. E non è un caso se il calcio di rigore che poi l'Inter si è procurata, mi sembra proprio con Lukaku, e che lo stesso Lukaku trasforma, parte dai piedi di Eriksen. Perché secondo me, ragazzi, semplicemente a pensarci, Eriksen è un giocatore che ti dà, Eriksen è un giocatore che ha visione, è un giocatore, visibilità è il termine scorretto, Eriksen è un giocatore che ti dà la possibilità di partire e di farti servire. Il calcio di rigore parte, ragazzi, dai piedi di Eriksen, ed è la stessa cosa che era successa dal calcio d'angolo contro l'Atalanta. Io credo che in questo momento questo calciatore sia assolutamente imprescindibile. Poi il Toro la pareggia con Sanabria e Mischia, ma la fase difensiva dell'Inter lì secondo me ha ballato troppo, inaccettabile per una squadra prima in classifica che deve fare molto molto meglio. Però poi Conte fa un nuovo cambio ed è un nuovo colpo di genio, perché mette Sanchez, mettendo Sanchez dai piedi di Sanchez parte il pallone che poi, errore di Izzo, arriverà a Lautaro Martinez, incoccia, gol 2-1, e questo, ragazzi, è il gol a 5 minuti alla fine che regala la vittoria all'Inter e che regala 3 punti fondamentali. Andiamo rapidamente a fare le pagelle dell'Inter. Ad Handanovic gli do 5 e mezzo, 5 e mezzo perché alla fine il suo errore non è pesato poi così tanto, perché Conte l'ha raddrizzata. Però secondo me il gol dell'1-1 gran parte gli pesa sullo stomaco. Skriniar, Bastoni, De Vrij. Skriniar 6 meno, Bastoni 6, De Vrij 6 più. Perché comunque, vi ripeto, il gol dell'1-1, ragazzi, pesa su tutti, su tutti, su tutti, su tutti, e tutti e tre hanno le loro colpe. Diciamo che Bastoni probabilmente ha anche la colpa di perdersi, mi pare, Lianco sul palo del Torino. Però devo dire anche che Bastoni è quello che imposta dal basso. Quando l'Inter quelle poche volte riesce a mandare nei casini la difesa del Torino, i piedi o sono di Eriksen o sono di Bastoni. Quindi Bastoni secondo me si merita un plus rispetto magari a Skriniar. De Vrij secondo me ha fatto un po' per tutte e tre, nel senso che è quello che ha salvato abbastanza la situazione. Comunque la linea è sottile, diciamo che più o meno sono tutti sulla sufficienza. Ho voluto fare questa distinzione 6-6+, che faccio spesso quando appunto sono a ridosso di un voto, faccio anche 7-7-7+, per dare appunto una differenza minima tra i giocatori. Barella 7, che comunque io credo che il centrocampo dell'Inter sia retto completamente da Barella. E stavolta che appunto Barella aveva un ruolo Barella aveva lo stesso ruolo di sempre, ha fatto la stessa partita, gran partita di sempre. Però stavolta che Brozovic non aveva Eriksen vicino, secondo me ha faticato troppo. Io dico ad Eriksen, sì, ad Eriksen, a Brozovic do 5 gli do a Brozovic, non mi è piaciuto. In realtà Brozovic non mi è piaciuto, l'ho visto un po' sconclusionato, ha sbagliato tanti palloni, ogni volta che lo attaccavano spesso andavano a superarlo, quindi non mi ha fatto impazzire Brozovic. Barella secondo me invece ha messo una pezza ovunque, ma veramente ovunque. Su Perisic devo dire che la sufficienza, un 6 meno, se lo merita, fa tanti cross quando l'Inter riesce a buttare dentro il pallone, è merito suo. Però altre volte insomma mi sembra abbastanza restrittivo. E Hakimi 5 e mezzo, Hakimi non mi è piaciuto da quello che ho visto, magari qualcuno ama Hakimi, gli darà 7 come sempre, però Hakimi non mi è piaciuto, mi è sembrato un po' col freno a mano tirato, non so perché, perché l'Inter fa una partita a settimana, quindi insomma dice magari stava usando le forze per niente, doveva giocare a 2000, però vabbè, ci sta. Ad Eriksen do 7 e mezzo, secondo me è stato l'ago della bilancia, il calciatore che ha cambiato la gara da quando era, a parte che dà il pallone per l'1-0, ma al di là di questo, per il rigore, ma al di là di questo, da quando Eriksen scende in campo secondo me la gara cambia, e questa è una cosa che secondo me non va assolutamente sottovalutata. Per questo a mio modo di vedere Eriksen è stato il migliore in campo. Young e Gagliardini 5 e mezzo, Gagliardini da quando l'hanno tolto l'Inter ha cominciato a giocare, ha cominciato ad avere concretezza in mezzo al campo, e quindi c'è poco da dire. Young da quando è entrato non è che abbia fatto granché, cioè tra Perisic e Young tutta sta grande differenza non l'ho vista, anzi forse l'Inter è peggiorata. Ne rimangono 3 e scommetto che siete molto curiosi di questi 3. Il primo è Sanchez, al quale do un 7, perché entra e come per Eriksen anche lui è fondamentale, meno secondo me rispetto ad Eriksen, ma il pallone è andato a rigore da lui e quindi
è fondamentale. Il secondo è Lukaku, al quale do un 6 striminzito. A me Lukaku non è piaciuto. È vero che poi ha segnato su rigore, l'azione di rigore, eccetera. Però al di là di questo credo che il Torino sia stato molto bravo ad ingabbiare Lukaku e ha fatto veramente poco. Se Lukaku non avesse segnato sarebbe stato da 5. Se l'Inter non avesse vinto Lukaku sarebbe stato da 5,5 nonostante il gol sul rigore. Alla fine il 6 glielo do, non so se sarete d'accordo con me. L'ultimo voto va a Lautaro, che gli do 7,5, esattamente quanto Eriksen. Potrebbe tranquillamente essere lui il migliore in campo. Fate voi, decidete voi, fate vobis. Però in ogni caso, ragazzi miei, Lautaro è stato il miglior calciatore dell'Inter di ieri in campo, mentre ovviamente Eriksen dei subentrati. Secondo me questo in totale, forse ripeto, lo do ad Eriksen perché cambia la partita. Però Lautaro, partiamo che ci pensa, è Lautaro che guadagna il rigore. Quindi Lautaro, da palla di Lukaku è vero, prima Eriksen, poi Lukaku, poi Lautaro. Lautaro guadagna il calcio di rigore, punto 1. Segna il gol del 2-1, diciamo ragazzi che c'è poco da dire, c'è veramente poco da dire. A Conte gli do 8. Una gara difficile da affrontare che secondo me il tecnico salentino ha portato a casa con le sue idee. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, mi raccomando iscrivetevi al canale qualora non l'aveste già fatto. Io vi ringrazio per aver visto questo video, tantissimo c'è qui sotto, grazie, boscia la lalla, e noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video. Regà, importante, 2 aprile, ore 14, qui sul mio canale un annuncio importantissimo.